Salve a tutti ragazzi, bentornati da DJ Alido su MotoGP 20, Gran Premio di Brno. Allora, allora, qua abbiamo optato, abbiamo fatto un po' di qualifiche e tutto. Allora, abbiamo visto una cosa qua a Brno, che andiamo forte con la S davanti e la H al posteriore. Una scelta, oddio, c'è 45 gradi, cioè qui si rischia di con la S davanti è un rischio sinceramente, ma con la M abbiamo notato che non abbiamo grip davanti. Ci proviamo, casco nuovo per l'occasione, e ci proviamo, attenzione, e ce ne andiamo con una H al posteriore. SH, scelta veramente, credo l'unica, tutti MMMH, noi addirittura una S all'anteriore che ci permette di spingere di più nei primi giri. Boh, dobbiamo avere una guida più conservativa negli altri, siamo gli unici a montare una S qui a Brno, vediamo un po', potrebbe essere veramente una scelta azzardata. Gli unici in griglia che montano una S siamo noi all'anteriore. Siamo in pole. Baldassarri secondo. Prima dentro. Gas a martello. E andiamo, partiti. Oh, mamma mia. Caduto Fernandez. Potremmo avere sicuramente il vantaggio dei primi giri. Intanto Marini si è messo davanti. Potremmo avere il vantaggio di avere più grip da... Oh, attenzione, Marini sportellata, poi va largo Marini, ma attenzione, noi davanti a noi c'è Schroeter. I primi tre che cercano già la fuga. Dobbiamo cercare di mantenere un po' un grip che ci permetta di stare con quelli davanti. Per questi sette giri qui nella Repubblica Ceca, Brno, davanti a noi Schroeter al comando della gara, Baldassarri, Liuti, no, Baldassarri, Di Gianantonio, Schroeter, poi noi, seguiti da Dixon, poi Luca Marini. Eccoci qua, la curva Schwanz, curva in discesa dove cerchiamo di affrontarla con più percorrenza possibile. Gas tutto aperto. Un po' di paura per la gomma davanti, per la vita della gomma davanti c'è. Vedremo se realmente pagheremo o no questa scelta. Dixon si fa vedere, ma davanti vanno via. Metterci bene in carena per andare a riprendere Schroeter là davanti, e Baldassarri, sono loro che ci preoccupano di più in ottica mondiale. Ricordo che siamo ancora primi nel mondiale, ma dopo il disastro al Kimi Ring dobbiamo rimetterci in carena, ragazzi. Dobbiamo rimetterci giù per vedere di fare un buon risultato. Attenzione, non è entrata la seconda, avete visto, mamma mia, siamo stati costretti a frenare, ad arrivare lunghi, non è entrata la marcia subito. Perdiamo un po' di terreno, in realtà rimaniamo abbastanza cristallizzate le posizioni con quelli là davanti.
ma anche con quelli dietro. Qua nel rampino arriviamo abbastanza sotto a Schroeter, guadagniamo qualche metro, mezzo secondo, 5 decimi davanti a noi c'è il buon Schroeter. Allora, che sta guidando in maniera impeccabile, probabilmente dovrebbe essere un giro veloce questo, stiamo cominciando a entrare in palla adesso. 2-2-0 è proprio il nostro tempo che ci consente di riportarci sulla coda di Schroeter, di Gian Antonio, e un po' più staccato c'è Baldassarri che sta provando a fare il tirone, a dare il tirone ed andar via. Attacchiamoci bene. Adesso sembra che ne abbiamo palesemente di più di, quantomeno di questi due davanti, di Schroeter e di Baldassarri, poi di Schroeter e di Gian Antonio, poi andare a prendere Baldassarri, probabilmente è un altro discorso. Attenzione all'interno di Schroeter! E ci francobolliamo a di Gian Antonio. E lo affrontiamo così, attenzione, oh, contatto, Digia, frena, non è che ci devi entrare dentro così. E ci mettiamo in seconda posizione adesso, alla caccia, laggiù, lontano, di Baldassarri. Con Digia che si fa vedere, ci dice, io sono lì, ci sono, non vado via. Si muove un po' a vederla così la moto di Baldassarri. Si muove anche la nostra però. Baldassarri riprenderlo sarà dura. 2-2.5 per noi. Oh, con la moto che spazzola l'asfalto in curva 3. All'ingresso della curva 3 va. Apriamo la nostra agenzia di pulizie, andiamo a spazzolare l'asfalto, Baldassarri a un secondo. Abbiamo difficoltà a far entrare la seconda in questa marcia, in questa curva. Cerchiamo di girarla un pelo più stretta. Stiamo guadagnando su Baldassarri, attenzione. Potremmo negli ultimi due giri avere un problema, con l'anteriore davanti, che però si sta comportando bene l'anteriore davanti, Eh sì, stiamo tornando su Baldassarri, attenzione, si preannuncia un duello negli ultimi giri. Abbiamo staccato tutta la compagnia cantante di Gian Antonio e company, Schroeter dietro e Dixon. E ci siamo portati sul codone di Baldassarri proprio adesso. Bello, usciti dall'ultima curva a manetta. 2-2-0-18 dovrebbe essere il nuovo giro veloce. Oh,
non ci distraiamo, non ci distraiamo, se ci distraiamo è finita. Baldassarri sta veramente andando con un ritmo impressionante. Si è messo in testa l'idea meravigliosa il buon Baldassarri di vincere il Gran Premio della Repubblica Ceca. Attenzione, frenata qua, arriviamo alla 5. Sempre con Baldassarri davanti. Dobbiamo perdere la concentrazione neanche per un attimo. Bellissima gara fino a qua. La nostra MV Augusta che sta veramente rispondendo alla chiamata. Tanto che aspettiamo un'offerta, una chiamata per la MotoGP, perché ce la meritiamo come primo anno da rookie e siamo primi nel mondiale adesso, arrivati a metà stagione. Abbiamo fatto un'annata veramente fino a quei formidabile, dico la verità, e siamo sotto Baldassarri, e siamo sotto Baldassarri. Ormai il distacco si è assottigliato, Baldassarri tiene più l'interno, noi stiamo all'esterno, mezzo secondo. In un giro abbiamo recuperato mezzo secondo a Baldassarri, attenzione. Provando ad allungare qui. 2-2-6. Martelliamo anche noi un ritmo infernale, ma devo dire che Baldassarri sta guidando veramente da maestro. Sta guidando da maestro Baldassarri. Baldassarri da maestro in questa circostanza, in questa gara. Sta facendo da padrone, mamma mia. Troppo stretta, 9 decimi, riguadagna 4 decimi il buon Baldassarri. E noi continuiamo a spingere mentre gli altri li stiamo distaccando sempre di più. Con il posteriore che sgondola ancora. Quando manca un giro e mezzo alla fine. Pronti a cambiare la mappatura adesso per entrare. E per cercare di andare a prendere Baldassarri. Cambiando la mappatura, non vorrei ancora andare a usurare, anzi sicuramente maggiormente, la ruota posteriore. Guadagniamo 2 decimi adesso, mappatura 2, per arrivare in fondo a questa gara e cercare l'attacco all'ultimo giro. Che gara ragazzi, che gara meravigliosa, l'attacco all'ultimo giro. Baldassarri già sente la nostra MV Augusta che si avvicina, ne sente il rombo, si muove tanto anche la moto di Baldassarri, che preferisce sempre mantenere... Attenzione! E arriva qua, bellissimo il sorpasso, Baldassarri prova a rispondere, non riesce, attenzione, vediamo di mantenere là dentro e ci siamo. 2-2-3 a sto punto. A sto punto largo Alidori lascia la porta aperta qua. Attenzione a lasciare la porta aperta qua. Baldassarri è franco bollato al nostro codone. E le prove sono importanti ragazzi. Ho fatto tutte simulazioni di gara nelle varie prove per capire con quale gomma sarei stato più performante. Incredibile. Era venuta infatti la SH come gomma più performante e così si sta dimostrando. Eccoci che entriamo adesso dentro lo stadio qui a Brno.
Siamo agli ultimi passaggi che potrebbero consacrare la nostra vittoria qui a Brno. Con un Baldassarri che non ce la fa, gliel'abbiamo data su. Scelta perfetta di gomme, di strategia, anche con la mappatura del motore siamo stati perfetti, perché non abbiamo veramente avuto, non ne ha Baldassarri per tornarci su, non ne ha Baldassarri. Attenzione, mancano le ultime due curve, la sinistra e la destra, e poi ci sarà il rettilineo che immette sul traguardo. Arriviamo qua puliti. Secondo me facciamo il giro veloce anche all'ultimo giro. Sul rettilineo del traguardo, Alidori c'è! E vediamo se... No, non facciamo il miglior giro, 2-2-6, chiudiamo. Ma vinciamo il Gran Premio della Repubblica Ceca, ragazzi! Mamma mia, su Baldassarri, poi Schroeter, Di Gian Antonio, Marini, Dixon, Nagashima, Bezzecchi, Bastianini. Ragazzi, andiamo a vedere una cosa che sono veramente... vediamo il mondiale. Ok, allunghiamo su Schroeter che c'era tornato sotto dopo il Kimi Ring, ragazzi, è a meno 14 punti, 161 per noi, 147 per il buon Schroeter, poi Baldassarri a 30, benissimo gli UTI. Ok, bene ragazzi, a Brno è andata da Dio, quindi per adesso ci vediamo al prossimo Gran Premio, finisce qui, anzi andiamo avanti un attimo. Va bene, siamo terzi, siamo quarti qua nel mondiale costruttori, sono sull'unico che fa punti ovviamente. Eccolo qua il nostro pilotino Alidori che festeggia con tutto il team al parco chiuso. Qui non hanno le mascherine però, attenzione, Maestro, fai un upgrade. No, è meglio così, è più bello senza mascherine. E via, e ci siamo. Bello, bellissimo risultato ragazzi. Con il nostro casco nuovo fiammante, guardate, con la nuova livrea del casco, con il dragone dietro sulla nuca. Stiamo andando bene, noi stiamo aspettando ancora un'offerta dalla MotoGP, ragazzi, non ci è arrivato praticamente niente. Ok, qua va bene, ok, andiamo avanti. Anche qua abbiamo preso un bel po' di punti per la ricerca. Anche se io devo essere onesto, questa MV Augusta va da Dio. Proprio. Allora, guardiamo anche un po' il menu. Non c'è niente. Allora, vabbè, qui è stato contratto. Vabbè, sicuro. Niente, non c'è nessun proposta. Non c'è nessuna proposta. Cavolo, arrivati a metà Gran Premio, a metà campionato. Primi come rookie, nessuna proposta, vabbè. Ci sono dei cambiamenti per lo staff tecnico, vediamo. Ma non c'è niente che ci possa interessare. Va bene ragazzi, il video allora finisce qui. Ci vediamo al prossimo Gran Premio. Mi raccomando, vedi mai che vinciamo il Mondiale Moto2 come rookie. Vabbè. Ragazzi, ci vediamo al prossimo. Ciao belli! Ciao!